Io penso che quando si dà parola al popolo eh, ma poi sia, sempre, sia sempre un esempio di democrazia ed è buona cosa farlo. Sì. Certo Tsipras doveva rimanere coerente con la decisione del popolo greco, ma al di là di questo, io credo che eh. ci siano parecchie responsabilità dei greci, e questo è inutile che, che ce lo nascondiamo. L'Italia, per esempio, ha un credito nei confronti della Grecia di ecco, circa 40 milioni mi di euro. mi scusi, Salvini dice l'Unione Europea farà domani a noi quello che ha fatto ad Atene? Ma a noi, guardi, io aggiungo una cosa, questa è la paura che noi abbiamo, a noi l'ha già fatta, noi nel 2011 governavamo con un governo legittimamente... L'ultimo eh, governo legittimamente eletto, esatto, e è arrivata una lettera dalla Commissione europea che ci diceva di fare quella riforma sulle pensioni che poi la Fornerò ha fatto. Sì, Noi sì. ci siamo rifiutati, non l'abbiamo votata neanche dopo quando non abbiamo appoggiato nemmeno il governo Monti e questo, e questo, e questo Dove... è, è il quadro. Io, il professor Panza eh, quello... dice bugia, quindi tra poco vi scateno. Ma... Sì. Non, non ce ne sono bugie, sono i dati a dimostrarlo. Noi abbiamo votato contro quella riforma, continuiamo a pensare che sia sbagliata perché c'è della gente che fa la fame con quella, con quella legge. Speriamo di cambiarla, abbiamo tentato di fare un referendum e pensiamo che sia stato un errore non farcelo fare. Ma al di là di quello, guardi, io credo che l'occasione che si sta sprecando in queste giornate è quella di ehm, dirci come stanno le cose, nel senso che questa è un'Europa che non funziona, allora questa deve essere l'occasione. Per cambiare alcune situazioni dal punto di vista dei vincoli europei, cosa che ha detto anche tante volte il Presidente del Consiglio, ma che poi non si è mai verificato nei fatti. Infatti, noi paghiamo un'assenza del nostro governo da quei tavoli, da quei tavoli importanti, un'assenza allora. del nostro governo da far pesare. Quello di cui ha veramente bisogno l'Italia. Oggi eh, questa comunque guardi, queste giornate sono una dimostrazione e chiudo che l'Europa così non funziona. Allora, o c'è l'attenzione e la credibilità per e... cambiare quello che in Europa non funziona, o questa Europa andrà a finire veramente male. Allora, tra un istante...